Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne... Ciao a tutti, sono qui all'Anfas, sono in vesti di una mamma che ha un ragazzo che praticamente frequenta questa straordinaria associazione. Allora, praticamente noi qui ci troviamo davanti a quella che è stata la prima costruzione, la costruzione dove abbiamo 10 ragazzi che vivono fissi qua dentro, più due posti per l'esigenza, per un sollievo alla famiglia. E di conseguenza adesso, visto che avrò tante cosucce da farvi vedere, proseguiamo nel mio cammino. Quando io ti venivo a cercare, mi aprivi la porta. Ti dicevo, se tu sei contenta, ti porto in città. Ogni volta mi hai detto di sì, e venivi a ballare con me. Mi ricordo che allora l'orchestra suonava... Ed eccoci che in pochi passi abbiamo raggiunto un'altra struttura. La struttura praticamente diurna, dove i ragazzi che vivono nella struttura di poc'anzi, dove che avete visto, vengono praticamente a fare di tutto e di più, dalla cucina al cucito, alla falegnameria, al disegno, tutto quello che si può stimolare un ragazzo. Di conseguenza, i nostri ragazzi esterni alla mattina raggiungono chiamiamola scuola, per noi è un centro, raggiungono il centro dove si trattengono fino al pomeriggio alle ore 16. E adesso passiamo all'ultima struttura. Con la gente che c'è, ma perché guardi me? Oramai l'hai capito anche tu, che l'amore per me non c'è più, ma vorrei che l'orchestra suonasse per sempre così. Mi dispiace che non sia estate, perlomeno siamo quasi a maggio, ma ancora sono molto coperta. Mi dispiace perché praticamente qui, grazie ai soci, grazie ai benefattori, abbiamo una piscina altamente funzionante e di conseguenza i nostri ragazzi veramente da maggio, da fine maggio fino a settembre possono godersela. E questa era una delle cose molto interessanti che vi volevo far vedere. Mentre là in fondo nascerà l'ultima struttura, che è la struttura alla quale teniamo in modo particolare, perché sarà il dopo di noi, mentre noi. Quindi è il pensiero per il futuro dei nostri ragazzi, la serenità, la speranza che ci regala il pensiero di poter costruire una struttura dove un domani i nostri ragazzi avranno una seconda casa, saranno sereni e tranquilli. Di qua, sbatti fuori di là, ti tira su, ti sfonda, giù Milano, sta Milano, e sentire le aime, io le aime ho, piano piano, non temerlo, confondi col pincio, non voglio col po', vai lontano, a
Parigi con l'autostrada per le metro. Tra Milano, STRAM, ILANO. Questo è uno degli ultimi spettacoli che abbiamo fatto e prima di questo ne abbiamo fatti tantissimi altri, quasi ogni anno, grazie all'impegno degli amici anni 60 che, come sapete, Mario Tessuto, voglio dire, con Lisa dagli occhi blu, non è mai rimasto indifferente al suo pubblico e di conseguenza devo dire che i suoi colleghi nei confronti dell'ANFAS hanno sempre avuto un grande amore, perché no? E di conseguenza basta una telefonata ed ecco che possiamo comunque sia fare grandissimi spettacoli. Vorrei che non finisse mai, quasi come un'infinita emozione. Dove sei? Dove sei? Ti risponderei così, cercandoti le tasche. E grazie proprio a questi eventi così interessanti, sempre più pubblico arriva, interessanti perché noi come fondazione abbiamo assolutamente bisogno di amici, di volontari, di soci, di qualcuno che ci stia vicino, perché no, proprio a livello di fondi, perché altrimenti come potremmo portare avanti anche il dopo di noi con noi? E questa è una cosa che abbiamo particolarmente a cuore e di conseguenza sentiamo la necessità di coinvolgere sempre più amici che ci siano vicini. L'amore, se lo vuoi, è semplicità.